Buongiorno, parte oggi una nostra nuova trasmissione. È una specie di chicece a cui siete abituati, ma non possiamo farlo il chicece adesso con più persone in uno stesso posto. Per cui abbiamo pensato di utilizzare il format del gioco del Cucuzzaro, perciò questa nuova trasmissione si chiamerà Il gioco del Cucuzzaro, nel quale Cucuzzaro sono io, che in questo primo video chiamerò una cucuzza, cioè chiamerò un amico a intervenire su un tema che fra poco spiegherò. Questo amico farà lo stesso, farà un video, a sua volta lo invierà a me e io lo metterò online. Questo amico però alla fine del video, esattamente come ho fatto io, dovrà chiamare a sua volta un'altra cucuzza, un altro amico che interverrà su quello che lui ha detto. Il regolamento prevede che se poi le cucuzze si chiamano tra di loro, cioè a un certo punto il dibattito si può esaurire e se ci sono interventi troppo omogenei, io posso rintervenire come cucuzzaro e chiamare una cucuzza che non è d'accordo, sempre per tenere vivo il dibattito e sempre con le caratteristiche che voi conoscete, non censuriamo nessuno e facciamo parlare tutti, indipendentemente dalla forza elettorale o istituzionale che hanno. Il dibattito che voglio lanciare e che e quindi inizierà con questo video riguarderà l'Europa e il ruolo dell'Italia in Europa. Come sapete, noi italiani alla fine di questa emergenza sanitaria avremo bisogno di soldi, di molti soldi, e abbiamo bisogno di qualcuno che ce li dia. Può essere che siano anche gli italiani stessi. Faremo da soli, ha detto il presidente Conte, se non ci aiuta l'Europa. Ma può essere, molti dicono che debba essere l'Europa, altri che però non dovrà essere l'Europa perché ci vorrebbero restare i soldi a strozzo. Altri addirittura dicono di uscire dall'Europa e di farci prestare i soldi dalla Cina o dagli Stati Uniti. Ecco, sono tutte posizioni legittime su cui a breve le massime forze politiche dovranno esprimersi, forse anche in Parlamento. Io penso che alla fine dovremo esprimerci tutti a livello popolare, magari non con un referendum, ma in una elezione, perché i giochetti di palazzo non possono durare in eterno, prima o poi il popolo dovrà esprimersi, ma proprio perché il popolo dovrà esprimersi, partiamo dai nostri amici, da questo popolo, cioè da noi che ci conosciamo. Poi, come sapete, internet non mette limiti alla provvidenza, nel senso che nessuno impedisce a me Cucuzzaro o un'altra cucuzza di chiamare una cucuzza che sta a Roma e che magari è dentro le stanze della politica e può dirci cose che noi non sappiamo, o di chiamare persone che stanno all'estero. Io ricevo continuamente messaggi, video di amici che stanno in Canada e che si italiani ovviamente, e che si interrogano su dove andrà questo paese. Bene, quindi partiamo con il dibattito Italia in Europa. Chiamo come cucuzza ad esprimersi, come prima cucuzza, il dottor Fabio Travaglini, mio caro amico, e chiamo lui. Ecco, dobbiamo spiegare pure perché, le cucuzze successive devono spiegare pure perché chiamano loro la cucuzza successiva, chiamano quella cucuzza successiva. Io spiego perché chiamo Fabio. Chiamo Fabio perché è stato lui a dirmi: ora, ma perché non facciamo qualcosa online? Non partecipiamo anche noi a questo dibattito nazionale? Grazie a Fabio per l'idea, ho pensato a questo gioco e quindi chiamo lui come cucuzza. Appena mi manderà il video, io lo metterò online. Grazie a tutti, buon divertimento.